Se parliamo di bellissime serie spin-off Pokémon, allora non posso non parlare della mia seconda preferita in assoluto. Uscito in Europa il 13 aprile 2007, questo titolo rappresenta una nuova serie per il franchise Pokémon. Parliamo di Pokémon Ranger. Ambientato nella regione di Fiore, un luogo prevalentemente montagnoso, contiene quattro città poste ai quattro punti cardinali della mappa. Ogni città rappresenta una stagione: Borgovera, la primavera, Autunia, l'autunno, Ville, estate, l'estate e Invernopoli, indovinate un po', l'inverno. Fiore, anche se non descritto, dovrebbe trovarsi molto vicino a Sinnoh, siccome quest'ultima è la regione più vicina per poter spedire l'uovo di Manaphy, di cui parleremo dopo. E anche perché prima del loro rilascio, i giochi sarebbero dovuti chiamarsi Pokémon Ranger, la strada per Diamante e Perla. Fiore conta una popolazione totale di 73 abitanti tra città e villaggi. Alla popolazione si aggiungono i 34 ranger presenti, portando il totale a 107. Il gioco è molto diverso perché non si cattureranno Pokémon con una Pokéball normale, no, avremo lo styler di cattura. Dovremo fare dei cerchi attorno al Pokémon utilizzando lo schermo basso del Nintendo DS per poter riuscire a catturare quindi il Pokémon. In base poi al sesso che sceglieremo del personaggio, quindi se maschio o femmina, avremo due starter diversi, Plazol e Minum. Cazzarola, mettono sempre sti maledetti Pokémon top elettrico. Ci saranno mosse e tecniche che sono molto utili sia nella lotta che al di fuori della lotta, perché al di fuori della lotta ci serviranno alcuni Pokémon con particolari abilità, ad esempio per poter distruggere un masso, una distruzione per due, per tre. Mentre all'interno della lotta alcuni Pokémon possono darci una mano per agevolarci la cattura. Prendiamo un esempio proprio il nostro Pokémon starter iniziale, Minum, che utilizzerà una scarica elettrica che bloccherà i Pokémon. Il bello di questo è che non ci sono palestre, quindi non ci sarà una lega, avremo solamente un rango da poter aumentare all'interno del gioco. Ci sono infatti nel gioco 10 missioni totali e alcune side quest, chiamiamole così, prima della main quest. Ma andiamo a vedere insieme Pokémon Ranger. Il gioco inizia con una lettera di risposta da parte di Furio, leader del Centro Ranger di Borgovera. Nella lettera, Furio dirà al giocatore di indossare un uniforme Ranger da lui spedita e prendere un traghetto per poi aspettarlo al porto di Autunia. Dopo aver parlato con gli abitanti lì presenti all'ufficio turismo, Furio raggiungerà il giocatore e dopo un breve dialogo raggiungerà anche un Houndoom e un Minum o Plazol, sempre che dipende ovviamente dal sesso che avete scelto, che stavano litigando, e utilizzerà questi due Pokémon per mostrare al giocatore come si catturano appunto i Pokémon con lo Styler. Dopodiché voleremo fino a Borgovera, ma non prima di essere stati seguiti da Minum, che avremo liberato. Per qualche motivo vorrà venire con noi, e quindi noi lo accettiamo. Ma una volta arrivati a Borgovera questo scapperà. Quindi, ok. Dovremo fare una specie di side quest all'interno di Borgovera per poter un po' padroneggiare il gioco, ovvero cercare un Tylove e scoprire un pochettino come funzionano alcune tecniche e abilità. Ma detto questo, arriveremo alla nostra prima vera missione ufficiale. Saremo impegnati ad accompagnare il professor Frenesio fino ad Autunia. Punto importante è che lui è l'inventore del Super Styler, un modello molto più avanzato dello Styler normale che teniamo in quel momento. Ci spiegherà strada facendo una delle feature più importanti del gioco, ovvero le poche tecniche. Queste, oltre ad essere suddivise per tipo, avranno anche un certo livello di forza per dover essere usate. Mi spiego. Alcune potremo usarle nelle lotte, come ho detto prima, per rallentare i Pokémon da catturare, come quella dell'acqua che creerà delle bolle che intrappolano i Pokémon, o quella appunto elettro di Minum e Plazol. Altrimenti, fuori dalla lotta, alcune tecniche potranno essere usate per superare ostacoli, ricaricare lo Styler e tanto altro. La potenza di queste mosse dipende anche dal Pokémon. Infatti, sempre nella prima missione, nel tunnel cadranno dei massi e rimarremo bloccati. E i Pokémon che non hanno una potenza 3 di poche tecnica di distruzione non possono distruggere quelle rocce. Comunque sia, faremo il meraviglioso incontro con il team rivale della regione, il Team Rock. Fantasioso come nome, vero? Ruberanno il Super Styler al professore e fuggiranno. Noi arriveremo fino ad Autunia e riceveremo il rango 2 come ricompensa, concludendo così la nostra prima missione. La seconda missione diciamo che è molto più side quest. Difatti dovremo solamente rangerare Autunia, facendo attenzione che tutti i cittadini siano al sicuro. Avremo un paio di missioncine tra cui salvare una tizia bloccata da una scatola, recuperare degli scritti e illuminare uno scantinato.
In tutto questo però incontreremo un losco figuro che starà allenando in malo modo un Machoke. Poco male, ognuno è libero di fare quello che vuole, per carità. Dopodiché saremo chiamati da Arianna, una delle cape ranger di Autunnia, a fermare un Machoke che sta per distruggere la torre dell'orologio della città. Ma un attimino, non avevamo incontrato un Machoke poco fa? Che sia sempre lo stesso? Chi lo sa? Lo sapremo. Calmiamolo e liberiamolo. Tornando poi al centro ranger, saliremo al rango 3. E in più otteniamo una nuova slot per poter aumentare il potere di Minum, così da avere un attacco elettrico più forte. La terza missione è molto labirintica. Dovremo infatti andare nelle fogne e liberarle da una schiera di Grimer comparse all'improvviso. E ci sta, siccome comunque sono dei Pokémon del campo, no? Ma proseguendo troveremo anche un gigantesco Mach, un po' come il capo leader del gruppo. Le fogne sono un posto molto intricato e noioso, con punti scivolosi, coffin e zone dove usare diverse poche tecniche. Non che sia un problema, dato che alla fine i Pokémon necessari saranno sempre lì vicino, però comunque è abbastanza una perdita di tempo. Ma tutto ciò perlomeno ci farà ottenere un rango livello 4 e la possibilità di portare con noi 5 Pokémon alleati. Direi bene, quindi andiamo alla prossima missione, la missione 4. Non appena terminato di parlare con il leader Savino, ci dirà che a Villa Estate è stato visto il Team Rock, quindi quella sarà la nostra prossima meta. Con la navetta Dragonite potremo arrivarci in pochissimo tempo, ma giustamente non saremo ancora pronti e quindi dovremo chiedere al ragazzo con Lapras giù al molo se ce lo può far usare. Arrivati a pochi passi il ragazzo ci chiederà aiuto perché ha pestato la zampa di un Krabby e questi si sono messi ad attaccare Lapras. Che poi bastava semplicemente che si spostasse in acqua e questi magari non avrebbero potuto far niente e pizzicavano le chiappe di questo qui, ma ok. Una volta aiutato ci permetterà di farci girare con Lapras e quindi saremo in un battibaleno a Villa Estate. Scopriremo che un Politoed è stato rapito dal Team Rock e dovremo andare noi nella foresta a cercarlo. Una volta trovato e affrontato i vari maledetti sgherri del Team Rock, scopriremo qualcosa di nuovo sul Super Styler che è stato rubato da loro. Raggiungiamo il rango 5 e facciamoci promettere una bella vacanza a Villa Estate. Non durerà molto, dato che dopo qualche passo saremo richiamati ad Autunnia a una nuova missione. La missione 5. Questa sarà ancora più facile. Ci ritroveremo ad Autunnia per dover liberare il tunnel dalle rocce che bloccano il tunnel Borgunia. Quindi rechiamoci lì, scoprendo che Arianna ha già risolto metà del problema. Incontriamo nuovamente il quartetto Rock e qualche sgherro abbastanza debole. Inoltrandoci ancora di più all'interno del tunnel, troveremo tre Ariama che faranno il caso nostro, casualmente. Indietro, e liberato l'ingresso, noteremo alcune reclute sparse per tutto il tunnel. L'unica cosa a cui posso pensare è che siano rimaste letteralmente bloccate dentro al tunnel nel mentre che noi eravamo finiti dalla missione 2. E boh. Ma come se non bastasse, avremo la nostra prima sfida contro il quartetto Rock, più precisamente contro il Camerupt di Wanda, l'unica persona del gentil sesso del quartetto. Una volta sconfitta, il Team Rock se ne andrà dal tunnel, Furio ci recupererà alla statua d'Atrio e torneremo a Borgovera, raggiungendo il rango 6. Missione 6. Finalmente un po' di riposo a casa, ma nemmeno troppo. Riceveremo una semplice missione che ci chiederà di ritrovare un signore che si è perso all'interno della foresta. Missione semplice e parecchio rapida, se non fosse ovviamente per aggiungere cose per allungare il brodo, complicazioni e basta. Una bambina, anche lei all'interno della foresta, perderà un Jigglypuff perché il signorotto che dobbiamo andare a cercare lo ha fatto spaventare. Quindi trova il Jigglypuff e riportaglielo, poi cerca il vecchietto. Ma attenzione, nella foresta ci sono dei Weeping Bell che una volta che ti vedono e ti lanciano il loro attacco addosso, ti riportano all'inizio. Quindi stai anche attento a loro, ma una volta trovato il signore, verrà perculato da un Murkrow. Quindi libera la strada, cerca Murkrow e catturalo, così usciremo tranquillamente dalla foresta. Il signore però ha un aspetto particolare che ci farà un attimo riflettere. Sì, ok, capiremo subito che è il mega cattivo del gioco. Si vestono tutti così del cazzo. Non saranno per caso gli abiti e la risata malefica che ci faranno pensare? No. Comunque sì, missione finita e nuovo rango ottenuto. Prima della missione 7, comunque, avremo una specie di side quest, come avevo detto prima. Verremo richiesti a Villa Estate. Per andarci potremo sbloccare finalmente la navetta Dragonite. Ci verrà regalato dal leader un pezzo di ferro. Bello, no? Però per il momento ci siamo guadagnati anche una mezza vacanza.
Insieme a Solana e Olunik andremo fino al tempio all'interno della foresta per cercare queste famose 4 sfide dei Ranger. Ok. Si dice che non si devono completare tutte o succederà una calamità naturale su tutta Fiore. E allora dico, perché minchia le avete create specificatamente per i Ranger se poi non possono finirle, altrimenti distruggono il mondo. Ma comunque sia, a parte questo, noi andremo lì e ovviamente le completeremo. Non proprio per colpa nostra, ma a causa del Team Rock, terrei a specificare. Cioè, praticamente loro ci faranno fare una quarta missione che non sapevamo che era una quarta missione contro la nostra volontà perché hanno fatto soffrire un Charizard. Ma va bene così. Risveglieremo quindi un Entei assopito e lo dovremo affrontare, liberandolo dal suo tormento. Infine, riceveremo una nuova missione ad Autunia. La missione 7, infatti. Ci dovremo infiltrare con il professor Frenesio nella famosa industria in città, dato che lì vengono prodotti gli style rubati, e ve ne siete accorti adesso da un'industria che avete di fianco con tutti gli sgherri. Comunque sia, in questa industria troveremo Pokémon tenuti in gabbia che dovremo liberare per togliere la corrente al posto. Per farlo, avremo bisogno di alcuni Pokémon con taglio per 3. Un suggerimento mio. Se in Pokémon Ranger trovate Pokémon strani in posti inusuali, catturateli subito. Il placing avrà un motivo, cioè c'è un motivo se è lì in quel punto nascosto. Vabbè, la missione è molto semplice, per vincerla dovremo semplicemente uscire poi e distruggere sta roba qui. Pietro, il secondo del quartetto Rock, tenterà di fermarci lanciandoci contro uno Scizor, ma nulla di fatto. Missione finita e rango 8 ottenuto. La nostra prossima tappa sarà in Vernopoli, da Nevia, ma per andarci non potremo andare né a piedi né usare Dragonite, quindi chiederemo a Costantino Abilestate una mano, siccome si potrebbe utilizzare un tunnel sott'acqua. Scopriremo una cosa poco piacevole, che il tunnel c'è, ma non si può notare, quindi quel pezzo di metallo che ci aveva regalato alla fine tornerà utile perché è un pezzo di sottomarino, e per recuperare questi pezzi dovremo aiutare il meccanico che ha perso i pezzi all'interno della foresta, quindi dovremo accompagnarlo dentro la foresta a prendere i pezzi. Missione facile, no? No, perché lui ha paura degli insetti, dei Pokémon insetto, quindi ogni qualvolta un insetto lo toccherà, noi verremo ricatapultati all'inizio della strada. Ma perché è sempre così? Ma fammi andare da solo, te li recupero io, non è un problema, no? La prossima missione sarà la missione 8. E la nostra nuova tappa sarà in Vernopoli. Per poterci andare useremo quindi il tunnel, quello sottomarino, utilizzando appunto il sottomarino appena ricostruito. Ma non sarà così facile raggiungere la città. Infatti, non appena arrivati, avremo già il nostro bel da fare. Saremo accolti da Chris il Taciturno, che ci porterà attraverso la grotta gelo fino a Nevia. Ma non prima di essere ovviamente bloccati da uno Steelix dormiente e una serie di Piloswine che hanno perso un piccolo Swinub. Finito questo, ricongiunta la famiglia, affronteremo il serpentone d'acciaio, e questo ovviamente era stato utilizzato dal Team Rock. Missione finita, arriveremo in Vernopoli e raggiungeremo il nuovo rango. Adesso saremo pronti per la prossima missione, nonché la penultima. Non sarà niente di così complicato, dato che dovremo andare a cercare il nascondiglio del Team Rock. Ovviamente ci vorrebbero 5 minuti contati, quindi cosa dovremmo fare di altro per allungare il brodo e non finire subito? Salvare nuovamente il Charizard che già avevamo aiutato durante le prove dei Ranger. Così facendo lo placcheremo e lui se ne andrà. Continuando sulla vetta della regione di Fiore, raggiungeremo il nascondiglio. Il puzzle del teletrasporto e quello dei sensori, a parte sembrarmi molto seconda e prima gen, non sono così complicati, sono solamente noiosi. I sensori a volte ci potranno far anche tornare all'indietro, un po' come la missione con i Weeping Bell. Diciamo che comunque non avremo grossi problemi a proseguire. Sfideremo uno ad uno tutto il quartetto Rock per farci dire dove si trova Mortimer, il capo, e non appena battuti faranno la cosa più adulta di sempre. Attiveranno l'autodistruzione del posto. Sì! Quindi cosa facciamo? Scappiamo e torniamo al Centro Ranger. Rango 10 ottenuto. E dopodiché saremo alla missione finale, la missione 10. In questa dovremmo fermare Mortimer, abbiamo scoperto dove si trova. In cima al Tempio Fiore, e per arrivarci dovremo risolvere un piccolo puzzle con le 3 Evolution Standard, nonché dovremo aprire la porta pre-zona utilizzando un Pokémon con fuoco 3.
E siccome non possiamo portare altri Pokémon in giro, cosa succederà? Tornerà nuovamente il Charizard e ci darà una mano. Comunque, una volta fatto ciò, supereremo ancora un paio di guardie per poi arrivare sulla cima. Con uno Styler particolare molto simile a un organo, Mortimer è riuscito ad avere il controllo dei tre cani leggendari, che ci sguinzaglierà contro. Catturati Raikou e Sykun, ci rimarrà solamente Entei. Grazie all'aiuto di Plazol e Minum, riusciremo a distruggere quello Styler, ma Entei perderà il controllo. Affrontiamolo per salvare Mortimer, che stava per essere dilaniato, e dopo averlo catturato, questo scapperà. I tre Pokémon se ne andranno, e la nostra missione è completata. Ma prima di chiudere il gioco, scopriremo che il professore e Mortimer si conoscevano già da tempo. Alla fine riceveremo un grazie da tutti, e il gioco si chiude. C'è anche un post-game, attenzione, è diviso in due. Il post-game principale, che è quello che vi aggiornerà lo Styler, praticamente selezionando tutti i record che avete ottenuto, tipo quante catture avete fatto, quanti passi fatti, quante volte avete rotto lo Styler, quanti salvataggi. E come se non bastasse, la vostra unica missione è catturare tutti i Pokémon, quindi molto semplice. Inoltre potrete portare tutti i Pokémon di tutte le aree dove volete, cosa che prima non potevamo fare. Altrimenti c'è il Rangernet. Il Rangernet è una specie non proprio simile di What If stile Marvel, insomma è un elenco di missioni secondarie non presenti nella storia principale che vi permetteranno di catturare alcuni Pokémon particolari come Deoxys, Kyogre, Groudon, Mew. Insomma, ci sono ancora poi tante cose da fare, tanti leggendari che potrete vedere, e ovviamente, per chi vuole comunque provare questo titolo, non voglio assolutamente spoilerare nulla. Come se non bastasse, c'è anche una password per poter ottenere l'uovo di Manaphy, che potremo spedire alla quarta generazione di Diamante Perla. Pokémon Ranger è una serie che ha delle peculiarità, insomma, non saremo innovativi, o saremo dei Pokémon come Mystery Dungeon, ma non saremo nemmeno degli normali allenatori come nella saga principale. Quindi, a me la saga principalmente e personalmente è piaciuta davvero tanto. L'apice ovviamente si è raggiunto col 2, Ombre su Almia, e poi è subentrato il 3, ma ne parleremo poi nei prossimi video. Fatemi sapere cosa ne pensate di Ranger, per me meriterebbe una nuova occasione, non so come potrebbe essere portato su una Switch, dato che si utilizzavano Styler nel Nintendo DS, vedremo se mai un giorno avrà un'altra possibilità. Detto questo, da te è tutto, ci rivediamo al prossimo video, un saluto e ciao ciao!